X Factor. Allora, ciao a tutti, Marcello De Vito. Intanto mi ricollego a quello che ho sentito dire da Paola e Roberta inizialmente sulla opportunità di fare molto più spesso riunioni di questo tipo. In effetti nell'ultimo anno c'è stato poco tempo, visto il numero di eventi che ci sono stati. Io ricordo che proprio questo weekend, esattamente un anno fa, avevamo iniziato a raccogliere decine di migliaia di firme. Ricordo che a casa mia c'erano proprio pile e pacchi di firme, stavo lì a vedere municipio per municipio Ostia che portava valanghe di firme, mille al weekend. Quindi insomma sono successe tante cose. Da allora abbiamo messo dentro 163 portavoce in Parlamento, 7 in Regione, 4 in Comune, 29 nei municipi. Noi dal 1 luglio ci siamo buttati a capofitto in questa esperienza bellissima ed intensa. Abbiamo creato un ottimo gruppo di lavoro con i nostri tavoli di lavoro, vi ringrazio, in particolare per qui Andrea Mazzillo del tavolo bilancio, che ha prodotto 185 emendamenti che abbiamo presentato al bilancio, alcuni di questi passati, risoluzione dei contratti molto onerosi di affitto di Via delle Vergini e Largo Loria. In questi mesi abbiamo prodotto un numero importante di atti, ora ne parleranno anche loro singolarmente riguardo alle varie materie. Abbiamo fatto passare più di 20 mozioni, abbiamo fatto più di 40 interrogazioni, abbiamo fatto alcuni accessi importanti, sentivo anche Davide, riguardo ad alcune materie strategiche, ora ne parleremo. Riguardo alle varie mozioni, solo per citarne alcune, siamo stati, anzi anche proposti di delibera, siamo stati i primi con Daniele e Virginia che hanno presentato a Roma una proposta di delibera per le unioni civili, attualmente se ne sta presentando una in maniera condivisa anche con altri gruppi. Abbiamo presentato una mozione importante riguardo alla riduzione dei costi ATAC, quindi è un'azienda strategica su cui ci stiamo impegnando tantissimo, quindi per la riduzione del numero dei dirigenti oppure per aumentare il numero dei controlli su ATAC e sui mezzi, visto che ATAC registra un'evasione importante e consistente per circa il 30-40%, solo quella sarebbe in grado di rimettere in sesto il bilancio di ATAC. Abbiamo fatto una mozione per l'avvio del censimento del patrimonio di Roma Capitale, riguardo all'acqua pubblica abbiamo fatto passare due mozioni importanti, visto che con la collaborazione di Federica e del CRAP, visto che alcuni condomini in ottemperanza a quelli che erano i referendum del 2011 hanno iniziato una campagna di obbedienza civile, vale a dire che hanno cominciato a pagare le bollette detraendo la percentuale di utile. Acea ha iniziato a staccare evidenze, abbiamo fatto due mozioni con le quali appunto abbiamo impegnato sindaco e giunta e ci siamo riusciti a far riattaccare le utenze, quindi siamo impegnati su questo fronte. La mozione per la promozione degli orti urbani, la mozione per il piano d'azione di energia sostenibile, la mozione a cui facevo riferimento prima, anche questa è riuscita visto che sono stati risolti i contratti con cui abbiamo impegnato sindaco e giunta a risolvere i contratti di affitto a Via delle Vergini e Largo Loria. Contratti onerosissimi, faccio anche presente che il titolare, il 90 Scarpellini, il giorno dopo ci ha contattato, è venuto nei nostri uffici volendoci dimostrare che questi contratti in realtà non erano onerosi, dai suoi stessi conteggi gli abbiamo dimostrato che il costo di affitto era di 30 euro al metro quadro, roba che se andiamo a affittare un appartamento lo affittiamo a meno. Abbiamo fatto con la collaborazione del terzo municipio approvare una mozione molto importante sulla centralità urbana Bufalotta, visto che Alemanno con atto di giunta aveva trasformato la destinazione urbanistica del 30% da non residenziale a residenziale, questo facendosi carico sostanzialmente di interessi privati, quindi è una cosa assurda, l'amministrazione si fa carico di interessi privati, visto che diceva e la motivava con il fatto che era difficile vendere sul mercato non residenziale. La mozione vorrebbe sul potenziamento del servizio di prenotazione taxi 060609, la mozione per l'introduzione del biglietto elettronico in ATAC e molte altre. Abbiamo due pagine di mozioni approvate che non riportano quelle dell'ultimo mese, incluso quella al bilancio in cui abbiamo fatto approvare un ordine del giorno
diciamo contro la categoria dei caldarrostari, per fare in modo che questo importo di concessione risibile veramente tra i 200 e i 270 euro che pagano all'anno sia commisurato in realtà all'entità effettiva delle entrate percepite, che sono cospicue poi, come vi dirà Enrico. Abbiamo fatto diverse interrogazioni importanti ed anche molti accessi agli atti che sicuramente daranno i loro frutti, e faremo anche noi le segnalazioni. Una molto importante, ad esempio, li stiamo facendo riguardo al metro C, dove abbiamo sicuramente rilevato delle anomalie che faremo presenti agli organi competenti, in particolare riguardo all'ultimo accordo che è stato fatto per il pagamento di 250 milioni di riserve. Abbiamo fatto anche una mozione per l'accenderà Enrico, per stoppare l'opera a San Giovanni, mozione su cui il PD ci ha votato contro, e l'altro giorno ci siamo tolti la soddisfazione di far fare una brutta figura al consigliere del PD De Luca, che appunto in un convegno diceva che a loro avviso l'opera doveva essere stoppata a San Giovanni. Quindi abbiamo fatto presente in questo convegno la presenza di associazioni, comitati, l'esito di quella nostra mozione, dandogli anche l'estratto dei voti. Abbiamo fatto altri accessi agli atti riguardo ai debiti fuori bilancio, perché non è vero quello che dice Alemanno, vale a dire che questo squilibrio di 800 milioni sia derivato esclusivamente dalla riduzione dei trasferimenti statali, che c'è stata, ma soltanto per 500 milioni. Andandoci a spulciare quel bilancio abbiamo visto per esempio che ci sono 56 milioni di debiti fuori bilancio, oppure 24 per somme urgenze, oppure 15 su perdita farmaca. Il Comune di Roma è riuscito a perdere anche con le farmacie, con 43 farmacie comunali, ha speso 68 e ha incassato 53,